messa è costituita da due parti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Guarda che nel protestantesimo ha negato la seconda parte. Ed è questa più la nozione di presenza, la nozione di sacrificio, ossia rimane la parola, ma sparisce, diciamo, la cosa più forte, come vado a dire, che è il culmine, il punto più alto di tutto, è che cos'è? La consacrazione, la propria presenza di Dio. E dice, essi sono così strettamente congiunti tra loro da formare un unico atto di culto. Non possiamo, diciamo, separare. È una divisione, però, è un unico atto di culto. E questa prima parte, che è chiamata la liturgia della parola, era chiamata anche la liturgia dei catecumeni. Perché? Perché quelle persone, all'inizio della Chiesa, che andavano, che erano preparati, davvero una preparazione così forte, anche se faceva, diciamo, un'elezione, si faceva una riunione per sapere se la persona era preparata, perché dire, essere cattolico è avere la disposizione di dare la vita per la Chiesa. Perché loro non volevano persone, diciamo, che non erano davvero convinti della sua fede. E così loro andavano, c'era la preparazione, loro assistivano la parte tutta della liturgia della parola, quando arrivava proprio il momento che era per dare inizio, la consacrazione, no? Dopo il credo lì, in quel momento lì, il prete diceva una parola e loro devono uscire della chiesa, loro uscivano dalla chiesa che si chiudeva la porta. E così si continuava perché loro non erano finora preparati per partecipare dei santi misteri. E questo, diciamo, che si chiama, era chiamata la messa dei catecumeni, ossia soltanto questa prima parte, e gli altri, che erano, diciamo, membri battezzati della Chiesa, assistiva tutta la Santa Messa. Il santo diceva così, San Lorenzo Giustiniani, nessuna lingua umana può enumerare i favori dei quali è sorgente il sacrificio della messa. Lui dice in altri frutti, il peccatore si riconcilia con Dio, il giusto diviene più giusto, sono cancellate le colpe, annientati i vizi, alimentate le virtù e i meriti e confuse le insidie diaboliche. Questo che dice San Lorenzo. Ma come adesso entriamo proprio, porrò adesso proprio l'altro slide, però che adesso un'altra volta nel rito di introduzione, volevo dire che sono almeno 11 cose necessarie per una santa messa. Sono anche si può utilizzare tante altre, ma almeno 11. Qual è la cosa, prima cosa necessaria per una messa? Vediamo, non c'è lì, perché non porrò. Qual è la prima cosa necessaria per una messa? Sacerdote. Senza sacerdote non c'è la messa, no? Então, se sacerdote. La seconda? Pane. Benissimo, proprio della sequenza non hanno fatto qui. La seconda è il pane. Ma il pane può essere di qualsiasi... Di mais può, no? Mais non può. Deve essere che cosa? Di grano. Grano duro? Grano duro, non lo sapevo, vada che ne... Frumento. Ah? Grano duro, né? Ma questo non ho trovato finora qui, ma vediamo. Dopo, alla fine, no? Vediamo. E adesso vino. Può essere vino di mela? Si fa? No? Grappa? No? Vino. Dopo entriamo in questo, del significato di questo. Ma vede che il problema comincia, no? A trovare, deve essere vino, vino di? Di uva. Non può essere di altra cosa, di uva. Non può essere. E per questo in generale la Chiesa ha preoccupazione che prepara tante volte un vino, ma deve essere vino rosso o vino bianco? Verde, e adesso esiste anche vino blu. Ah? Non si parla di colore, si è di uva, si è di questo che non si parla di colore, tanto che alcuni preferiscono, in generale, diciamo, il vino rosso ha un significato, diciamo, più bello, perché diciamo il colore, perché è più vicino al sangue,
no? Ma il vino bianco, anche può essere vino bianco, tante volte si utilizza di più perché? Perché non macchia, perché alcuni vini sono così forti che macchia davvero il tessuto, non si riesce, non diventa bianco un'altra volta. Alcuni preferiscono questo. E la questione non può avere mescolanza con altra frutta. Deve essere soltanto il vino di uva. Bravissimo, almeno questo del grano duro, dopo vediamo perché che liturgia sarebbe questa, però. L'altra cosa che deve avere, acqua. Ma adesso una domanda, adesso entriamo che è proprio il corso più pratico. Se il, padre, se il prete dimentica l'acqua, e perché acqua? Non risponderò adesso, non risponderò adesso, possono discutere a casa, studiare, leggere, perché spiegherò proprio nel momento che entriamo proprio nella liturgia eucaristica. Ma adesso soltanto per dire che esistono problemi, mi piace tanto, perché sa che racconta, non sono soltanto io che dico, io ripeto questo. I buoni maestri non sono quelli che rispondono alle domande. I buoni maestri sono quelli che suscitano dubbi, perché diciamo per dare a te che cosa? Il desiderio di cercare, perché di approfondire nelle cose, è quello che apre il tuo orizzonte, che tu diciamo così, tu dici esiste qualcosa di più ampia che io immaginavo. E ricordo quel fatto che mi piace tanto ricordare, Helen Keller, se sono sentito parlare, che è stata una americana che è proprio quando è nata questa Helen Keller è di, poco tempo dopo che è nata ha perso la non sentiva, non vedeva e quando cresce dopo diventa proprio una scrittura famosa, una scrittrice famosa, ha imparato tante altre cose, è stata la prima donna a avere proprio un livello superiore nell'università degli Stati Uniti, tutta una storia. Ma Helen Keller non vedeva, non sentiva, ha imparato 5 lingue, ha scritto diversi libri e una volta quella che è stata la sua professoressa ha entrato dentro di della biblioteca, biblioteca del buio, no? Perché non bisogna avere luce, leggeva proprio con in braille, no? Leggeva così e ha visto che era un po' seria. Aí ele ha detto così, ma perché toccava della sua mano, no? Perché non sentiva, perché tu sei così seria? Lei ha detto così, ogni volta che ho chiuso un libro, che ho finito un libro, dice, lo so che so meno. Ma come? Perché prima di leggere il libro, il mio orizzonte era così. Adesso quando ho letto, l'orizzonte è così grande che adesso capisco che lo so meno adesso che prima. Logico che adesso la cultura è cresciuta, ma il tuo orizzonte è adesso più ampio, e tu sai che so meno. E questo che dico, un altro consiglio. Tu vada a sapere le persone più intelligenti, la più capace, sono quelle che più volte dici non lo so. Perché quelle che hanno risposte per tutto, pensano che hanno risposte per tutto, ma la persona non riesce a dire tutto. Quando tu più conosci una persona, più diciamo la persona guarda che alla fine diventa il mistero. Perché tutto alla fine diventa è mistero. E per questo vediamo che spiegheremo proprio dopo. Adesso non risponderò tutto, ma devi sapere che cosa finora, che l'orizzonte è più largo, è più grande e che lei deve approfondirsi per così amare più di più la Chiesa. E dice, dopo che viene il vino, la numero l'altra volta, sacerdote, pane, vino, acqua, l'altra cosa, calice, benissimo, il calice, non è la sequenza qui, ma il calice, benissimo, l'altra cosa, altare, benissimo, sette, no? Pizzide no, perché la pizzide può avere se c'è il calice, ma l'altra cosa che fa il mestiere di pizzide, manca la parola, patena, che è il piattino rotondo, no? Che è quello lì, quello importante, perché quello fa la volta quando è con poche persone la pizzide. Che cosa di più?
Candele, bravo, ho dimenticato le candele, dopo spiegherò per il significato, posso fare un riassunto adesso. Le candele, guarda qui nell'altare, sono 6 candele, no? Perché? Perché è bello, no? E l'insieme ha guadagnato 6, così. Perché non 4 o 7? 6 candele perché dobbiamo capire. L'obbligo di una... È stato il Papa Melchiade nel secolo IV, che ha proprio definito, si utilizzava da sempre le candele perché è il proprio simbolo della luce, perché proprio una candela è proprio il simbolo di che cosa? La candela, che cosa è la vita di una candela? Luce. Luce. Anche lei si spende, diciamo, la sua vita è come una persona che soffre, una persona che è buona, che è santa, diciamo, piano piano diminuisce, ma che cosa ha fatto? Illuminato, no? Questo deve essere la vita di ognuno di noi, che cosa? Una candela. Ma la candela, che cosa? Lui ha detto, il Papa Melchiade, ha detto proprio così, ha fatto il significato, che c'erano almeno, per una messa, almeno 2 candele, perché una rappresenta il popolo, diciamo, ebreo, che si è entrato per la Chiesa, la luce di quel popolo, il popolo gentio, no? Il proprio, diciamo, quelli pagani che si sono convertiti e entrato per la Chiesa. E lui spiegava che ogni candela rappresenta, ma in giorni, diciamo, normali, comuni, la Chiesa utilizza almeno 2 candele. Giorno di festa, una festa di qualsiasi santo, si accresce almeno 2 cose nella messa. Che cosa? Una, sono le, invece di essere soltanto 2 candele, sono 4 candele accese. Può rimanere anche 6, ma accese deve essere 4 candele accese in giorno di festa. E dentro della messa entra un'altra cosa che fra poco vedremo, o meno nella prossima settimana. Il Gloria. In giorno di festa sono 4 candele e Gloria. In giorno di solennità, come ogni domenica dell'anno, ogni domenica è solennità perché? Perché è giorno del Signore, non è soltanto un giorno di festa, è un giorno di solennità, si pone 6 candele. E deve essere 6 candele accese. Ma se, qui in Roma è sempre un po' più complesso immaginare questo, ma se tu sei in una diocesi fuori, e se viene il vescovo della diocesi visitare questa chiesa, che cosa tu troverai? 7 candele. E questa è sempre la difficoltà, perché tu trovi 6 in generale, ma tu avere una 7ª uguale e mette tante volte indietro alla croce, perché questo vado a vedere la messa del Papa, si trova 7 candele, una che fica indietro, diciamo, per il pubblico vede, ma il crocifisso, e vicino al crocifisso le 7ª candela, perché vado a dire che quando la persona entra non sa che cos'è il vescovo, ma dice, quando trova le 7 candele, dice, questo è il capo di questa diocesi. E è questo, diciamo, è il proprio, dice, sta nel suo posto. E si utilizza, non è bello capire questo? No?